poesia è una traduzione del Vangelo di San Luca nel nostro vernacolo. E ho scelto un passo molto importante, diciamo, la natività. La natività di Gesù e la visita dei pastori. Così è nel nostro dialetto. Da che dei, l'Ude Cried di Cesare Augusto, diceva che sarà fatto il censamento. Si è raccontato tra popolazione. Questo censamento fu fatto quando il governatore morì. E scevero tutto a farsi registrare, ognuno un paese solo. Pure Giuseppe, che apparteneva alla discendenza di Davide, da Nazareth c'è in Giudia a Betlemme, può farsi registrare con Maria, Anibir, che c'è in Genova. E quando si acchiava dal Codo Augusto, era veglia a Adeia che era partorente. Nasce a Iubre Mefeglia. Un trusso veglia da Fassi, la cucenta la mangiata tutto. Purcenta all'albergo, con l'uomo non ci stavano a quel paese certi pastori, che a notte non ci dormivano per guardarsi il peccato. L'angelo del Signore si presentò a questi pastori e attorno a loro lo scelse. Che è disbandato. Ma l'angelo ci disse, non avete paura. E gli vanno una bella notizia, che appartiene a tutto l'uomo. Gli uomini nati nel paese di Davide, un salvatore, un cresto. Così un segno, se tacchiano che cenno bruzzolato da una fassa, un quadro da una mangiatore. In prima, più sacudaggio, comparera tanto altri angeli che diceva «Gloria a Dei a questi angeli, e pace sopra la terra che è tua buona volontà». A come l'angelo si dicei, arrivano, in giro, i pastori d'essere da loro. «C'è la fama a Betlemme, c'è la dimmi sto fatto che ho detto Signore». C'erano, senza perdere, gli acchiano Maria e Giuseppe più vicino, con quattro da una mangiatore. E dopo che vedere, ci desse la tutti ciò che non sapevo di vicenda. Che si sentivano, che si sentivano, si facevano meraviglia di ciò che dicevano i pastori. Ma lei, per punto solo, tutte quelle cose si teneva in conto. I pastori fossero tra loro. I scenicenti mandavano benedizione a Dei per tutto ciò che erano intesi e vesti, a come c'era stato detto.